Ciao a tutti gli amici di Infotrons, io sono Shadi e oggi siamo qua con questa nuova stazione meteo, una piccola stazione meteo dotata di 3 sensori che ci permetterà di tenere sotto controllo la temperatura all'esterno e all'interno delle nostre abitazioni. Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un mi piace se il video vi sarà stato utile, se volete inoltre potete supportarci tramite il pulsante super grazie con una piccola donazione per il nostro canale. Partiamo quindi come sempre con un veloce unboxing per vedere cosa c'è all'interno della confezione di questa stazione meteo. All'interno della confezione troveremo i manuali di installazione e configurazione della stazione, 3 sensori da esterno, senza batterie, il cavo per l'alimentazione e ovviamente la nostra stazione meteo. Allora, è dotata di una piccola batteria all'interno che serve per mantenere in memoria i nostri dati all'interno della stazione meteo, quindi purtroppo dovrà essere sempre collegata all'alimentazione. Nella parte posteriore troviamo una piccola descrizione dei pulsanti per il funzionamento della stazione meteo, la piccola staffa che permetterà di poggiarla in piano e troviamo un piccolo foro per l'attacco a parete, quindi su muro tramite un chiodo, una vite, un qualsiasi elemento. La parte posteriore finisce appunto con questo cavetto qua che andrà collegato all'alimentazione. I pulsanti che troviamo nella parte destra ci permetteranno di cambiare la data, la lingua e ovviamente tutti i parametri che troviamo all'interno della stazione. Gli altri tasti servono per entrare nella funzione memoria, dove appunto ci farà vedere la temperatura massima raggiunta all'interno della stazione e dei nostri sensori, il pulsante canale, il pulsante sveglia, il pulsante ricerca per quanto riguarda i sensori e inoltre troviamo appunto i selettori per andare su e giù nelle varie impostazioni. Il primo avvio è molto semplice. Di default verrà aggiunto l'anno 2020 che noi nelle impostazioni andremo a cambiare. Per entrare appunto nelle impostazioni ci basterà cliccare il pulsante set, tenerlo premuto per qualche secondo, uscirà la lingua tedesca, quindi GER. Col nostro selettore andiamo giù fino a trovare ITA, andiamo a confermare tramite set, andiamo a scegliere il nostro orario, quindi sono le 15:12, andiamo a mettere 15 minuti 12, l'anno, in questo caso mettiamo 2024. Andiamo a cambiare inoltre il mese e il giorno di quest'anno, quindi oggi è il 22 gennaio, quindi mese mettiamo gennaio, giorno 22, quindi 22, e infatti ci dirà che il 22 gennaio è un lunedì, oggi appunto è lunedì. Andiamo su set, andiamo a vedere la parte della pressione. Qua ci farà vedere con che unità di misura andremo a regolare il barometro. Una volta configurata la nostra stazione meteo avrà questo aspetto qua. Nella parte superiore a sinistra troveremo il meteo con le previsioni per le prossime 12-24 ore. Sempre da tenere non tanto in considerazione perché non è mai precisa ovviamente. Qui sotto troveremo la pressione atmosferica. Qui troveremo l'ora, i giorni della settimana, il numero e il mese. Qui troviamo la temperatura interna, infatti c'è questa piccola iconcina con scritto IN che misurerà la temperatura interna, perché all'interno appunto di questa piccola stazione meteo c'è già un piccolo sensore con un termometro che misurerà la temperatura e la percentuale di umidità. Nella parte inferiore troviamo 1, 2, 3, 3 piccole icone che si collegheranno di conseguenza ai nostri sensori. Per il collegamento dei nostri sensori non ci vorrà nulla. Per attivare i sensori sarà sufficiente scegliere il canale, quindi 1, 2 o 3. In questo caso io ho scelto il colore blu, l'1, quindi metterò 1. Inserirò le batterie. Ok, 1. Inizierà a lampeggiare. Questo qui è l'arancione, quindi metto 2. Batterie,
aggiungi anche questo. E l'ultimo, metterò 3 e via. Se non dovesse subito rilevare nessuno dei 3 sensori, dobbiamo andare manualmente a cliccare il pulsante sulla nostra destra per far sì che si possano connettere tra di loro. In questo caso abbiamo questo simbolino qui, che è la ricerca appunto del segnale, che attualmente non sta trovando nessuno dei nostri sensori. In questo caso, visto che non trova ancora nessuno dei sensori, andiamo a cliccare il tasto CH, cioè Channel, e con una ricerca di circa 3 minuti andrà a rilevare i nostri 3 sensori. Allora, nel frattempo che la nostra stazione meteo rilevi tutti quanti i sensori, come vedete il sensore blu, il primo, cioè questo qua, sta già mandando il segnale, di conseguenza i valori, quindi i gradi, 20,9, e la percentuale di umidità. Nel frattempo che gli altri sensori si abbinino alla stazione meteo, vi parlo di quello che mi è piaciuto, di quello che non mi è piaciuto e delle funzioni presenti all'interno di questa stazione meteo. E non vi ho ancora parlato della funzione sveglia. La stazione è dotata infatti anche di funzione sveglia, funzione che potremmo settare sempre attraverso questo tastino qui, quindi il tasto sveglia. Tenendolo premuto per qualche secondo scomparirà tutto e uscirà appunto la funzione per la modifica dell'orario. Andiamo a selezionare l'orario della nostra sveglia, in questo caso sono le 15:23, io metto per prova 15 e 24, vediamo se ce la facciamo, siamo in tempo, tac, ok, e in teoria tra poco meno di qualche secondo dovrebbe suonare la nostra sveglia. Vi faccio vedere in tempo reale come funziona, così almeno capite bene anche il tipo di suono e cosa apparirà nel nostro schermo. Qua manca appunto ormai pochi secondi. Intanto, come vedete, ha trovato anche il secondo sensore, che è questo qui, e manca solo il terzo. Quindi il terzo non lo trovo perché avrà le batterie scariche, non lo so, però fino a stamattina funzionava. E qui abbiamo la sveglia. Sveglia che potremmo spegnere in qualsiasi momento con qualsiasi tasto o altrimenti con il tasto che troviamo qua sopra. Tac. E andiamo a spegnere la nostra sveglia, l'abbiamo silenziata. Un'altra funzione che troviamo nella parte superiore della nostra stazione meteo è il tasto spegnimento della sveglia e il cambio luce. Ho provato a ripristinare i sensori, quindi vediamo attualmente che ha trovato il terzo, cosa che prima non avevo ancora trovato. Ora vediamo se trova anche il secondo e vediamo se trova di nuovo il primo. Nell'attesa che li ritrovi tutti e 3, vi dico come si è comportata nel mio utilizzo quotidiano in queste settimane. Per il prezzo a cui ho venduto, devo dire che il prodotto non è così tanto male, nel senso che la sveglia funziona molto bene, non dà fastidio e con un tap andiamo a silenziare di conseguenza e a sospendere la sveglia. I sensori funzionano bene purché non siano distanti. Nel manuale consigliano una distanza massima di 30-40 metri. Ho provato a spingermi un po' più oltre infatti e non prendono molto bene. Io ho fatto qualche prova mettendo il sensore all'interno di un pollaio per le galline e vedere la differenza che c'era all'interno e all'esterno. Quindi tutto sommato penso che sia abbastanza preciso. Un aspetto che non mi è sicuramente piaciuto è il fatto di dover inserire ogni volta le batterie. In questo caso servono 6 batterie per l'utilizzo normale e quotidiano. Batterie che purtroppo secondo me non dureranno più di 2 settimane. Avrei preferito magari una batteria ricaricabile tramite USB, che la rendeva molto più comodo rispetto alle classiche batterie stilo. Come vediamo infatti insieme adesso, dopo 3 minuti di ricerca abbiamo trovato il primo, il secondo e il terzo sensore, che sono appunto questi qui. Come dicevo inizio video, la funzione meteo funziona così così, nel senso che adesso qui da sole con nuvole, ma all'esterno abbiamo un cielo molto molto nuvoloso, quindi sole ce n'è praticamente poco o niente. È una funzione un attimino da accantonare. Per quanto riguarda invece la temperatura, la pressione atmosferica e la percentuale di umidità, l'ho trovata molto molto precisa. Infatti, aprendo anche applicazioni per smartphone, ho riscontrato quasi lo stesso valore nel punto in cui mi trovavo con la stazione meteo. Quindi sicuramente consiglio l'acquisto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e le caratteristiche tecniche che abbiamo visto insieme in questa recensione.
Con questo io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questa recensione, se l'avete fatto e vi è piaciuta lasciate un mi piace per supportarci nel nostro canale. Se volete inoltre supportarci con una piccola donazione basterà premere il pulsante super grazie presente all'interno di questo canale. Come sempre vi ricordo che sotto in descrizione troverete tutti i link per acquistare il prodotto nei vari store online e tutti i nostri gruppi su Facebook e su Telegram dedicato al mondo tech e a offerte coupon. Con questo è tutto e ci vediamo ad una prossima recensione.